L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, interviene in replica alle recenti rimostranze dei mercatisti attualmente al lavoro nella zona Esseneto L'Amalfa. Nel corso degli ultimi giorni vi sono state delle rimostranze per la gestione logistica del piazzale Ugo L'Amalfa della zona Esseneto, adibita adesso a Fiera del Mandorlo in Fiore, per la mancanza ad esempio dei bagni pubblici, della pulizia. Assessore Nello Amel. Sì, io voglio fare delle precisazioni rispetto alle dichiarazioni che hanno fatto alcuni esercenti, diciamo, che sono stabilizzati lì a piazzale L'Amalfa. I bagni pubblici sono stati impiantati, sono 3 bagni pubblici vicino all'ex dove si giocava a bocce. Questi bagni sono uno per gli handicappati, uno per le donne, uno per gli uomini, sono lì a disposizione. Sono messi, diciamo, ad una distanza di circa 30 metri rispetto alle baracche, una distanza utile a meno che uno non soffra eccessivamente di prostata, perché non si giustifica assolutamente andare a fare la pipì all'interno di un sacchetto quando c'è un bagno assolutamente disponibile e assolutamente igienico che viene svuotato ogni giorno e ripulito ogni giorno. Inoltre altre rimostranze sono state in ordine alla pulizia di quest'area. Noi abbiamo distaccato 2 netturbini a tempo pieno che giornalmente provvedono a ripulire questo spiazzale e provvediamo anche al ritiro della spazzatura ogni giorno, anche se coloro i quali sono lì nelle singole baracche non fanno assolutamente la differenziata, per cui tranne qualcuno siamo costretti a recuperare solo dell'indifferenziato. Cioè l'attenzione e la disponibilità c'è stata assolutamente. Il piazzale è quello che, se ci sono buche, c'erano da prima e continuano ad esserci. C'erano l'anno scorso, c'erano gli anni passati, lo sapevano benissimo. Abbiamo pure spostato la recinzione che diciamo, limitava l'isola ecologica, tirandolo indietro per consentire a degli espositori, diciamo, storici di poter ricollocarsi nello stesso posto in cui erano l'anno scorso. Quindi tutta la buona volontà di dare assistenza, aiuto, l'abbiamo messa, tenendo conto che chi fa questo tipo di attività deve attrezzarsi, cioè non può pensare che tutti i problemi sono a carico del comune di Agrigento. Noi stiamo pagando delle grosse somme per fare le pulizie straordinarie, per sistemare tutto quanto, per pagare i bagni chimici e la pulizia dei bagni chimici. La nostra parte l'abbiamo fatto in pieno. Il mestiere di lamentarsi, diciamo, ad ogni costo non lo condividiamo assolutamente, c'è la disponibilità totale. Qualcuno si è lamentato pure perché si paga la tassa è prevista da un regolamento a cui noi non possiamo assolutamente derogare ed è giusto che sia pagata da chi occupa uno spazio e che è uno spazio pubblico comunale, così come tutti gli altri che in città occupano spazi comunali. La disponibilità è assoluta. Se vogliamo ulteriormente parlare, ormai la festa del mandorlo sta per concludersi, però non è giusto e non è generoso fare affermazioni di questo tipo.